Allora, buonasera, buonasera a tutti. I presenti, buonasera, anzi buon pomeriggio forse. Sto scrivendo sulla chat. Questa è l'ultima sessione cominciare con cominciare subito dando la parola al primo relatore che voi avete. Ci sarà una entità di learning, insomma, qual è il contesto? Testo e le modalità con cui queste vengono fatte. Grazie. Salve, buon pomeriggio a tutti. Sono Mario, esporrò, diciamo, i problemi nell'ambito appunto del tracciato. Degli utenti in ambito e-learning. Questa sperimentazione è stata realizzata in un progetto di ricerca chiamato PD realizzare, diciamo, qualcosa online in modo da modificare in itinere. Questi percorsi, diciamo, di apprendimento che ovviamente possono essere sicuramente modificati. A volte risulta essere molto difficile estrarre una statistica delle risorse a cui si fa accesso e soprattutto dello stato di avanzamento del PT2 Low. Appunto all'interno, diciamo, degli studi di Napoli. Partenope. Inglobati all'interno, diciamo, delle partecipazioni. A questo progetto attraverso due attici in totale di 150 ore, Moodle e PHP. Una piccola, diciamo, su Moodle tutti
conoscete Moodle e le sue potenzialità racchiuse in base, ovviamente un database. Relazionale. Che ho osservato che c'è una tabella che è chiamata appunto è diciamo della risorsa e quindi tutti questi dati diciamo sono presenti però in forma grid. Anche perché se voi non so, avete mai fatto caso, Moodle possiede una funzionalità log che permette appunto di dimostrare queste informazioni. Ok, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo osservato che potremmo estrarre da questi, oppure lo studente più presente in piattaforma. Allo stesso modo abbiamo diciamo, osservato che potevano essere estratte informazioni circa singole risorse e infine diciamo, anche informazioni di tempo, quindi la fruizione di diciamo, una certa risorsa. Dal 1 gennaio 1970 nel formato Unix. Quindi c'è un numerone che apparentemente potrebbe essere, diciamo, poco trattabile. Diciamo, questi record e abbiamo detto che una sessione può essere diciamo intesa come l'utente poteva cliccare aprire diciamo un corso una risorsa ad esempio il classico scorno far partire una lezione e poi che ne so andare al bar prendere un caffè e tornare dopo 2 ore, 3 ore, o piuttosto informative le sessioni che diciamo rientrava che è calcolata come la media diciamo delle sessioni ovviamente in base diciamo tipo di statistica che abbiamo estratto, quindi interessato, può essere interessata solo la prima parte. Parte di una certa attività e quant'altro. Ovviamente poi queste diciamo tutte queste informazioni sono state aggregate anche sulla base, diciamo, che ci interessa.
interessata, ad esempio, se sulla base, diciamo, dell'ID e l'utente. Questo viene fatto anche sulla base di una conoscenza a priori, cioè verificando il numero di utenti che ci sono in piattaforma e ID associato. Ad ognuno di questi. Ok, quindi abbiamo fondi. In modo tale rendere praticamente il record leggibile a tutti. Ecco, diciamo, utilizzato queste tre formule molto, diciamo, molto semplici. L'altro, in forma di Excel per poter vedere, per fare una stima anche per vabbè, poi è servito per la rendicontazione del progetto della statistica del diciamo dei corsi. Diciamo l'obiettivo è quello di dimostrare questo algoritmo che su, diciamo, dati talvolta grezzi può anche partire per fare, diciamo, un dire per creare un sistema, diciamo, un sistema di raccomandazione, non so, è stato quello di mostrare un'analisi perché non si può chiamare tracciamento, perché per tracciamento si intende online. Noi abbiamo fatto un tracciamento offline, ci dà il singolo utente, quindi noi stiamo lavorando per per poter migliorare e creare una versione, diciamo, online che ci dia la possibilità di modificare questi percorsi didattici nel modo migliore. Ci sono i riferimenti. Niente. Una domanda sulla parte dello sviluppo tecnico che diciamo nel senso, se vedete una volta passato, diciamo, la fase di progettazione dall'algoritmo offline online, se prevedete di fare un rilascio, diciamo, sostanzialmente nasce già per essere integrato il modulo. Sì,
Quindi funziona.